Poracci, il 2023 è stato un anno fenomenale per il gaming. Molti, me compreso, lo hanno addirittura definito come il miglior anno di sempre. Ma è stato veramente così? Ecco, in questo nuovo format, ricchissimo, cercheremo di dare una risposta a questa domanda esaminando di video in video un'annata diversa, ricostruendo quelli che sono stati i fenomeni del momento, quali sono stati i giochi più significativi del periodo e in generale a che livello era l'entusiasmo attorno al mondo dei giochi elettronici. Direi di partire dal 1996, anno che tutti ricorderete per la pubblicazione di Super Mario 64, un gioco a dir poco epocale. Ma come vedremo, il 96 fu un'annata ricchissima, piena zeppa di pietre miliari. Ma soprattutto, voglio sapere una cosa, quanti di voi hanno vissuto il 1996? Ecco, credo che tra tanti di voi ci siano dei giovanissimi che per questioni anagrafiche non hanno sperimentato in prima persona l'era di PlayStation 1, Nintendo 64 e Sega Saturn. Quindi questo tuffo nel passato serve anche a darvi un'idea di come funzionava il mondo dei videogiochi quasi 30 anni fa. L'unica precisazione però che è doveroso fare riguarda le date di uscita. Siccome negli anni 90 le pubblicazioni avvenivano a scaglioni e noi europei molto spesso eravamo l'ultima ruota del carro, ho deciso di prendere come punto di riferimento le date di uscita originali, che spesso sono quelle o giapponesi o americane, ma di volta in volta specificherò eventuali discrepanze. Bene, io spero che questo format vi piaccia e magari fatemi sapere nei commenti quali altri anni vorreste vedere esaminati dopo il 1996 e soprattutto se ci sono altri titoli di quest'anno che meritano di essere ricordati e che magari non sono rientrati all'interno di questa retrospettiva. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi, anzi dateci gli soldi. Iniziamo! Il 1996 fu innanzitutto un anno di grandi stravolgimenti. Mentre la PlayStation 1 di Sony prendeva sempre più trazione, Nintendo commercializzava finalmente il Nintendo 64, la prima console a 64 bit. L'arrivo del Nintendone però non segnò la fine del supporto al Super Nintendo, dando vita così a un periodo di coesistenza che avrebbe visto la pubblicazione di titoli molto importanti per SNES. Ad uscire immediatamente dai giochi fu invece il fallimentare progetto Virtual Boy, abbandonato in tempo record per fare spazio alla next gen. Sega intanto cercava di rimettersi in sesto, abbandonando il supporto agli add-on del Mega Drive, per concentrarsi unicamente sul Saturn. Numerose furono le vittime di un mercato che stava vedendo emergere solo pochi nomi. Nell'arco dei 12 mesi del 1996 lasciarono il mercato anche l'Atari Jaguar, il 3DO Interactive Multiplayer e il CDI della Philips. Non una grande perdita, eh? Intanto il 24 agosto due ex dipendenti di Microsoft, che avevano contribuito attivamente allo sviluppo di Windows, decisero di fondare un nuovo studio di sviluppo. Mike Harrington e Gabe Newell fondarono Valve. Il loro primo gioco, Half-Life, un nome che forse qualcuno di voi ha sentito, arrivò solo due anni dopo, ma direi che tutto il resto è storia. Tra le cose nate a caso ci metto anche l'ascesa in campo di Apple nel mondo delle home console con il suo Apple Pippin. Ne avete mai sentito parlare? Ecco, direi che c'è un motivo se dopo il Pippin Apple ha abbandonato il settore per quasi tre decenni per ritornare solo ai giorni nostri con l'Apple Vision Pro. Il mercato arcade era ancora molto florido e viaggiava in parallelo rispetto a quello delle home console. Il concetto di sala giochi ormai è un ricordo sbiadito e lontanissimo, ma vi posso assicurare che negli anni 90 i videogiochi si vivevano tanto a casa quanto negli arcade. Le sale giochi erano proprio dei punti di ritrovo e di spaccio, ma questo è un altro discorso. Comunque, per molti sviluppatori il più grande traguardo era quello di riuscire a portare nel salotto di casa le migliori esperienze delle sale giochi in delle versioni arcade perfect. Ripescando i dati di vendita dell'epoca, possiamo constatare che negli arcade andavano fortissimi picchiaduro del calibro di Street Fighter Alpha 2, King of Fighters 96, Virtua Fighter 3, questo considerato come uno dei giochi graficamente più impressionanti dell'epoca, e anche X-Men vs Street Fighter, nel mentre nasceva la serie di Dead or Alive, da subito famosissima per l'accuratezza dei suoi modelli poligonali rotondissimi. Ma non dimentichiamoci che a partire dal 19 aprile di quell'anno arrivò in sala Metal Slug, un capolavoro che ancora oggi è ricordato come uno dei migliori run and gun di sempre, e forse il titolo per eccellenza di tutta l'esperienza Neo Geo. Davvero poraccia lo giocai per la prima volta sul MAME o forse addirittura su un CD tarocchissimo della prima PlayStation. Gli anni 90 erano qualcosa di assurdo, altro che Yuzo, Mig Switch e compagnia bella. Per quanto riguarda il mercato delle portatili, il Game Boy continuava a essere la console più venduta. Purtroppo il progetto Game Gear non godeva di ottima salute e Sega lo avrebbe ritirato dal mercato appena un anno dopo.
Il Game Gear era un po' la console poraccia per eccellenza, il rivale destinato a fallire, e che brodi che a fare, ovviamente, io avevo. E il Game Gear. Nintendo, per estendere il ciclo vitale della sua portatile, ne introdusse la prima revisione, ovvero il Game Boy Pocket, che arrivava ben 7 anni dopo il lancio della console in Giappone. E poi che vi lamentate di quanto sta durando Switch? La Pocket era un nuovo modello che, come suggeriva il nome, riduceva le dimensioni della console di circa il 30%, ma oltre a questo faceva ben poco rispetto al primo mattone Nintendo. Il vero salto in avanti si sarebbe visto con l'arrivo del Game Boy Color, ma questo avvenne solo nel 1998. In Giappone però a novembre del 96 e l'anno successivo in Occidente uscì sotto il marchio Bandai il Tamagotchi, il virtual pet che divenne un vero e proprio fenomeno culturale su scala globale, tanto che ad oggi ne sono state vendute più di 91 milioni di unità. Io mi ricordo perfettamente l'isteria che si creò dietro a questi animaletti virtuali e l'ansia del vederli schiattare per negligenza, ormai sommersi dai propri escrementi, è stata una di quelle esperienze che allo stesso tempo sono traumatiche e formative che hanno coinvolto un'intera generazione. Ma passiamo ai giochi e partirei proprio dall'arrivo del Nintendo 64. Con Mario 64 Nintendo rivoluzionò il mondo dei videogiochi e il platform 3D apriva a una nuova era di sperimentazioni. Non so se vi rendete conto, ma fino a quel momento la cosa più vicina a un Mario in 3D si era vista nel 1995 con Mario Clash su Virtual Boy. Saltare da questo a questo era un passaggio che rischiava di farti scoppiare la testa. Ancora oggi Super Mario 64 è visto come uno dei titoli più influenti di tutti i tempi e per raggiungere un tale livello di innovazione si scelse di modellare la console e il suo controller proprio sul gameplay del titolo. Questo però significò arrivare in netto ritardo rispetto alla concorrenza, ma soprattutto portò a una lineup di lancio che puntava tutto sull'idraulico italiano. A parte Super Mario 64, il debutto giapponese della console, avvenuto il 23 giugno, fu accompagnato solo da Pilot Wings 64 e un gioco da tavolo che pronuncerò di sicuro in modo sbagliato, Saikyo Habu Shogi. Qualche mese dopo, il 29 settembre, in Nord America, la situazione fu praticamente la stessa. Non è un caso che Super Mario 64 non solo fu proclamato da diverse riviste del settore come il gioco dell'anno, ma fu anche uno dei giochi più venduti in assoluto del 1996, con quasi 3 milioni di copie su un totale di circa 12, una cifra che lo farà diventare il titolo più venduto di sempre su Nintendone. Praticamente era un acquisto obbligatorio per ogni possessore di Nintendo 64, anche dopo il periodo di lancio dove effettivamente non c'era scelta. Fortunatamente nel corso del 96 il Nintendo 64 accolse altri titoli degni di nota, tra produzioni first party ed esclusive sviluppate esternamente. Una selezione molto striminzita rispetto alla concorrenza Sony, ma come si suol dire, pori ma buoni. Tra questi figuravano Wave Race 64, graziato da una grafica impressionante per l'epoca con tanto di acqua ultra realistica, Star Wars Shadow of the Empire, che figurava anche sul box occidentale, Cruising USA direttamente dagli arcade e anche il ritorno di Rare con Killer Instinct Gold. Per un soffio noi in Occidente non ci siamo beccati Mario Kart 64, che è considerabile come un titolo del 1996 ma solo in extremis, visto che fu pubblicato il 14 dicembre in Giappone per poi arrivare a scaglioni nel 97 prima in Nord America e poi in Europa. Mentre i titoli Nintendo 64 uscivano col contagocce, il Super Nintendo proprio non ne voleva sapere di mollare e su questa leggendaria piattaforma venivano sganciate delle bombe assurde. La collaborazione tra Square e Nintendo diede vita a Super Mario RPG, un titolo che solo in tempi recenti abbiamo potuto apprezzare anche noi europei e di cui proprio qualche mese fa ne è uscito un bellissimo remake. A mancare in versione NTSC fu invece il seguito spirituale di Illusion of Time, che chiudeva quella che viene comunemente riferita come Quintet Trilogy, composta anche da Soul Blazer e Terranigma. Questa è proprio considerata come una perla tra i JRPG dell'era Super Nintendo, un nome molto più di nicchia rispetto alle famosissime serie che popolavano la 16-bit della grande N. Tra l'altro il titolo non arrivò in America perché la divisione USA di Enix chiuse poco prima della sua pubblicazione nonostante la localizzazione fosse già pronta, un evento che segnò anche il destino del remake di Dragon Quest 3, rimasto bloccato su Super Famicom. Inutile dire che il JRPG fu comunque uno dei giochi più venduti dell'anno, ma solo in Giappone. Sempre in Giappone la serie di Fire Emblem continuava a macinare capitoli. Genealogy of the Holy War, il quarto Fire Emblem, tuttora non è mai stato localizzato per il mercato occidentale e anche con i platform il 1996 su SNES ci andò giù pesante. A parte Kirby Superstar, un platform che rappresentò l'apice della serie, almeno per l'epoca, Rare mise un punto alla sua fantastica trilogia dei country con l'ultimo dei tre Donkey Kong, sottotitolato Dixie Kong Double Trouble.
Sì, è vero, era il meno brillante dei tre, ma rimane comunque un giocone. Cioè, non so se vi rendete conto, ma nello stesso anno furono pubblicati Crash Bandicoot, Super Mario 64 e pure l'ultimo Donkey Kong Country. Un'annata fenomenale. Ecco, qui si apre un altro capitolo gigantesco, ovvero le uscite su PlayStation 1. L'ammiraglia Sony, ormai fuori dalla fase di lancio e già bella che rodata, accolse un quantitativo di uscite impressionanti, molte delle quali diedero vita a dei franchise ancora oggi popolarissimi. Togliamoci subito dalle scatole i più ingombranti. Oltre al già citato Crash Bandicoot, nel 1996 arrivò su PlayStation Resident Evil, titolo che possiamo considerare il papà dei survival horror moderni. È vero, il gioco uscirà l'anno seguente anche su Saturn, ma nell'immaginario di molti il nome di Resident Evil e della sua trilogia originale rimarrà per sempre legato alla scatola grigia di Sony. Poi fu il turno anche di Tomb Raider, che pure se in modo un po' goffo a causa del suo sistema di controllo, reinventava le regole dell'action adventure in tre dimensioni. Sì, questa è praticamente archeologia digitale, ma certi capolavori non passeranno mai di moda. Intanto la serie di Tekken mostrava tutti i muscoli in una convincente conversione arcade del secondo capitolo, anche se sarà con Tekken 3 che la serie diventerà IL picchiaduro più iconico della generazione. Wipeout 2097 faceva diventare la serie di Psygnosis il portavoce di un'estetica futuristica che verrà associata per anni alla prima console PlayStation, nonostante questo secondo Wipeout non fosse certo il primo racing futuristico della storia dei videogiochi. Ma su Wipeout sonoro e grafica erano qualcosa di mai visto prima e contribuivano a creare una sensazione di velocità e un'azione frenetica che sembrava veramente si trattasse di un gioco che proveniva dal futuro. Ma visto che stiamo parlando di racing game e secondi capitoli, verranno pubblicati su PS1 sia il cafonissimo Destruction Derby 2 che il grottesco Twisted Metal 2, altri due giochi che hanno segnato l'immaginario collettivo dell'epoca. Andando a prendere nomi un po' più di nicchia, va citato per forza un platform che all'epoca era uno dei miei CD tarocchi preferiti, il mitico Pandemonium, un platform 2.5D dai colori assurdi e con un'estetica fenomenale. Magari rigiocato con la consapevolezza di oggi, ci si rende conto di tutti i suoi limiti e anche da dove sono state scopiazzate le idee più convincenti di game design. Però io ho iniziato da qui e per un giovanissimo poro anche un platform così strampalato come Pandemonium era una scoperta sensazionale. Sempre parlando di platform, Bubsy 3D è ricordato come uno dei giochi peggiori di sempre e va inserito in questa lista perché il suo aver anticipato di pochissimo Super Mario 64 è veramente una cosa clamorosa, il tempismo peggiore della storia. E a proposito di primati, nel 96 uscì anche Jumping Flash 2, il seguito di quello che potremmo considerare il primo vero platform 3D della storia. Magari Jumping Flash lo avete recuperato sulla PlayStation Classic Mini qualche anno fa. E se oggi è scontato vedere arrivare il remake di Persona 3 praticamente ovunque, ma non su Switch, sappiate che nel 96 la serie debuttava su PlayStation 1 segnando anche un altro grande traguardo storico. Persona Revelations era infatti il primo titolo dell'universo Megami Tensei a essere localizzato per il mercato occidentale. Tra le serie dimenticate va inserita quella di Kingsfield, arrivata al suo terzo capitolo nel 1996. Questi dungeon crawler in prima persona ad opera di From Software hanno rappresentato un tassello fondamentale nell'evoluzione del genere che ha portato poi alla nascita dei Souls-like con Demon's Souls, ma questa è una cosa che avverrà molti anni dopo. Purtroppo il Saturn è una console che non ho vissuto all'epoca e non sono molto ferrato in materia. Però c'è da dire che anche la 32-bit Sega, nonostante tutte le difficoltà, i suoi bei colpi nel 96 li ha sparati. Nights into Dreams è uno degli esperimenti più particolari di quest'anno e esemplifica perfettamente lo spirito pionieristico che c'era dietro quelle produzioni che si affacciavano per la prima volta nel mondo delle tre dimensioni. Guardate ad esempio quanto era affascinante il Saturn 3D Controller, una periferica pensata appositamente per interpretare al meglio il particolare sistema di controllo di Nights. Su Saturn poi non mancavano le conversioni arcade, tra le quali primeggiavano rail shooter e i giochi con le light gun, come ad esempio Panzer Dragoon 2 e Virtua Cop 2, mentre tra picchiaduro va citata la conversione di Fighting Vipers, che su home console aggiungeva due feature che sarebbero diventate uno standard del genere, ovvero la possibilità di guardare i replay e anche il training mode. A cavallo tra il 96 e il 97 ci fu anche il canto del cigno del Mega Drive con Sonic 3D Blast, che fu poi in seguito convertito per Saturn. Si trattava di un platform isometrico che si discostava parecchio dal gameplay dei Sonic classici. All'epoca fu apprezzata come sperimentazione. Io
sinceramente non l'ho mai giocato, ma viene indicato come un esperimento riuscito a metà e col tempo il parere dei fan si è spostato verso un giudizio più negativo che positivo. Io comunque immagino il duro colpo per i fan Sega. Mentre Super Mario rivoluzionava il mondo del gaming, beh, Sonic stava vivendo una crisi di identità. Il 1996 fu un anno ricchissimo anche per i giocatori PC. La serie di The Elder Scrolls viveva un'importantissima evoluzione col suo secondo capitolo, Daggerfall. Io invece conobbi la serie solo molto dopo con Morrowind, e Command & Conquer dava una bella scombussolata al genere degli RTS con Red Alert, altro titolo che giocai tantissimo sebbene fossi troppo piccolo per capirne appieno il gameplay. Gli FPS salutavano il suo re con Final Doom, che sappiamo benissimo non essere stato la conclusione della saga, e accoglievano un nuovo gigante del settore, Quake. E se fino ad ora quello che abbiamo visto è una lista che conferma il fatto che il 1996 sia stato un anno fondamentale per il gaming, non abbiamo ancora discusso del vero fenomeno di quell'anno, ovvero la nascita del brand Pokémon. Un avvenimento che ha rivoluzionato per sempre il mondo dei videogiochi e non solo. Qui però la faccenda si fa complicata perché le pubblicazioni sono state numerose, contorte e dilazionate nel tempo. Le primissime due iterazioni della prima generazione Pokémon furono Pocket Monsters Red e Green, uscite entrambe il 27 febbraio del 96 in Giappone. A ottobre fu pubblicata la revisione blu, sempre ad esclusiva del suolo nipponico, e solo anni dopo, tra il 98 in Nord America e il 99 in Europa, queste furono riadattate in Pokémon Rosso e Pokémon Blu. Per dirvi, tra i miei amici dell'epoca esplose la Pokémania praticamente subito, ma ricordo che già era disponibile Pokémon Giallo, anche se alcuni avevano le copie di importazione, quindi non saprei bene in che anni lo giocavamo. Insomma, tranne che per qualche gamer scafato che magari giocava import consapevolmente, per noi europei è proprio difficile, se non impossibile, associare al 1996 il fenomeno Pokémon, che esplose e si diffuse a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio. Almeno io me ne sono accorto in quel periodo. Però gli anni di fermento erano quelli, e se ci pensate è proprio assurdo guardare a posteriori il 1996 e rendersi conto che nell'arco di così pochi mesi sono usciti così tanti capolavori che hanno segnato per sempre la storia del videogioco. Il problema è che ieri, rispetto ad oggi, era molto più difficile seguire il mercato consapevolmente. Le uniche informazioni relative all'uscita del momento le potevi recuperare sulla carta stampata o magari da quello che ti dicevano i vari negozianti. Non tutte le distribuzioni arrivavano puntuali e soprattutto non c'era il Game Pass e nessun tipo di servizio in abbonamento. Quindi si compravano molti meno giochi, o al massimo si piratavano, e spesso quando c'era da comprare qualcosa si andava completamente a caso. Retrospettivamente però, sì, il 1996 è un ottimo candidato per essere considerato il miglior anno di sempre del gaming, e senza pensarci su troppo lo metto un gradino sopra anche al 2023. Ma ci sono ancora tantissimi anni da prendere in considerazione e questa è una classifica per ora molto provvisoria. Quindi vi aspetto nei commenti per sapere quale anno vorreste vedere dopo il 1996. Ma soprattutto fatemi sapere se nel 1996 c'eravate, se già nerdavate duro, e soprattutto se ci sono altri titoli a cui siete fortemente legati ma che per un motivo o nell'altro non sono riusciti a entrare in questa retrospettiva. Io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere dei giochi di 30 anni fa e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro19, Michele96. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...